Un fantasma nella mia stanza. Giacomo è nel suo lettino. Improvvisamente sente qualcosa. Papà! Chiama Giacomo. C'è un fantasma sotto il mio letto! E papà corre subito. I fantasmi non esistono, spiega papà. Guarda anche tu, non c'è nessuno sotto il tuo letto. Ma io ho sentito... spiega Giacomo. Oh, sono le molle del letto. Ride papà. Non muoverti e il letto non ci golerà più. Prova e vedrai, aggiunge uscendo dalla stanza. Giacomo chiude gli occhi e resta immobile come gli ha detto papà. Non c'è nessun fantasma sotto il mio letto. Papà! Papà arriva in un attimo. Che succede? Il fantasma! Dice Giacomo. Ora è nascosto dietro le tende. I fantasmi non esistono, spiega dolcemente il papà. E non c'è nessuno dietro le tende, guarda! Ma io ho sentito... È solo il vento, spiega papà. Dormi ora! Giacomo scivola sotto le coperte. Non c'è nessun fantasma sotto il mio letto. E neppure dietro le tende. Papà! Grida Giacomo. Il fantasma è nell'armadio. Amore mio, i fantasmi non esistono. Guarda tu stesso nell'armadio. Non c'è nessun fantasma. Ma il fantasma faceva... È solo l'acqua che scorre nelle tubature, dice papà. Forza Giacomo, torna a dormire. Non c'è nessun fantasma sotto il mio letto e neppure dietro le tende o nell'armadio. Papà! Chiama ancora Giacomo. Che succede questa volta, Giacomo? Chiede papà con un sospiro. È nel baule dei giochi, dice Giacomo. Sono sicuro, il fantasma è nel baule, papà. Ascolta, Giacomo, nel baule ci sono solo i tuoi giocattoli. Solo giocattoli, assolutamente nessun fantasma. Forse sotto il tappeto, papà. No, impossibile, non c'è nessun fantasma nella tua stanza. E dietro la porta, papà? Dai un'occhiata dietro alla porta. Va bene, lo rassicura papà. Non c'è nessun fantasma dietro la porta, vedi? Sì, risponde Giacomo. Buonanotte, Giacomo. Una notte senza fantasmi, sussurra papà con dolcezza. Lo so, papà. Le cacciati via tutti tu, sorride Giacomo.